come un solo gregge, accanto e indirizzati verso un unico pastore. Ed in questa domenica, mentre celebriamo l'Eucaristia, la presenza della confraternita del Santissimo Sacramento, vogliamo intensificare la nostra preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e al sacerdozio e alla vita religiosa nella domenica dedicata alla preghiera propria per questa intenzione. Ed affidiamo alla misericordia del Signore i defunti Angelo, Giuseppe, Anna ed Eleonora. Come in ogni occasione, di fronte al Signore vogliamo riconoscere i nostri peccati. Signore, che vai in cerca della pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Cristo, buon pastore, che dai la vita per le tue pecore, abbi pietà di noi. Signore, che verrai nell'ultimo giorno come giudice per separare le pecore dai capri, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio, vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro, mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me, tu prepari una messa.
occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo aver ascoltato per due domeniche
due momenti di apparizione del risorto, prima a Tommaso e poi la scorsa domenica ai discepoli di Emmaus, la liturgia di quest'oggi, come ogni anno nel tempo della Pasqua, ci fa vivere la domenica che viene definita come la domenica del buon pastore. Il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'Evangelista Giovanni, racconta in qualche modo in una sfaccettatura di questo discorso che Gesù ha voluto offrire ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, paragonandosi al pastore buono, bello, bravo, competente, che è capace di dare tutta la propria esistenza per il bene del suo gregge. E in modo particolare quest'anno ci viene presentata l'immagine di Gesù che dice: io sono la porta che permette di entrare dentro la pienezza di questa appartenenza. Io sono la porta che ti permette di entrare dentro l'amore completo di Dio. Io sono venuto, saranno solo ancora parole di Giovanni, a portare l'abbondanza, e desidero che nessuno vada perduto, ma che tutti i figli di Dio, amati per grazia e per volontà del Padre, possano essere parte di questo dono di grazia. Sono venuto a cercare tutti, e ancora l'immagine del pastore che lascia le pecore per andare in cerca della pecorella smarrita, ed è l'immagine del pastore che si carica la pecora sulle spalle per riportarla dentro l'ovile, ed è ancora il pastore che usa delle parole, una voce buona che affascina, che rassicura, che permette, così come abbiamo pregato anche in questa celebrazione tante volte con il Salmo, di sentirci sicuri anche nel momento in cui siamo incamminati verso una valle che è una valle oscura. Questa domenica allora ci permette di comprendere come la nostra appartenenza a questo popolo che Dio si è scelto, sono le parole che Pietro utilizza nella sua lettera, non nel brano che abbiamo ascoltato, il popolo che si è riscattato, come indica anche la lettera agli Ebrei, proviene proprio dall'immagine di questo Gesù che cammina davanti a noi, accanto a noi, per portarci verso la conoscenza più profonda di Dio. Ed è importante allora riscoprire questa appartenenza e in modo particolare di sentirci riuniti all'ascolto di un Signore che ci ha lasciato l'esempio, perché eravamo erranti, non sapevamo dove andare, non avevamo la possibilità di conoscere la direzione, ma Lui stesso con la sua voce ci ha richiamato a sé. Abbiamo avuto modo, dice Gesù ai suoi contemporanei, di avere tante voci, ma tanti sono stati mercenari. C'è sempre stato qualcuno che ha tentato di rapire l'uomo dalla verità di se stesso e anche dal suo rapporto con Dio. Ma io, dice il Signore, sono venuto a portarvi una parola buona, sono venuto a portarvi, a donarvi un esempio, sono venuto a richiamarvi dentro questo ovile, dentro questa casa, dentro questo regno, questo popolo che Dio, come dicevo poco fa, si è scelto. Ora, almeno nella mia vita, nella mia meditazione di questa domenica, è risuonato però forte anche quell'interrogativo che il popolo fa a Pietro nel momento in cui fa la sua prima predica. L'abbiamo sentito nel brano degli Atti degli Apostoli, è il giorno della Pentecoste, i discepoli, gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo e trovano la forza di andare a testimoniare. Che cosa testimoniano? Meglio, chi testimoniano? Il Signore Gesù. E così Pietro, in quella piazza di Gerusalemme, comincia a raccontare la sua esperienza con il Signore Gesù, come la morte e la risurrezione del Signore abbia cambiato la sua vita, come il battesimo che lo ha rigenerato e il dono dello Spirito che lo ha confortato e lo ha corroborato e fortificato ha permesso a lui di diventare un testimone. Le genti, le folle che sono presenti a Gerusalemme si lasciano trafiggere il cuore, così come si sono sentiti trafitti quei due discepoli quando conversavano con il Signore lungo la via. La parola che viene a colpire il cuore degli uomini ancora oggi, che parla nella profondità della vita, ed è il Signore che viene a parlare ciascuno
molto più bella, molto più profonda è la risposta di quegli uomini. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare noi in questo tempo per mantenere viva la nostra fede e anche per mantenere viva la nostra appartenenza? Non possiamo fare come qualche mese fa. Forse potremmo modificare i nostri atteggiamenti anche nei mesi a venire. Ma come possiamo essere ancora sicuri, certi, di essere parte di questo popolo e di essere all'interno di questo Signore che ancora una volta spalanca tutto Lui stesso per accoglierci, per dirci tu sei il mio figlio prediletto? Che cosa dobbiamo fare per sentire che la parola di Dio sia importante, diventi importante per la nostra vita, perché guida i nostri passi, perché luce sul nostro cammino? E come possiamo sentirci davvero in comunione fraterna, profonda, anche nel momento in cui non riusciamo a partecipare della comunione eucaristica? Perché possiamo anche noi. Se pensiamo ai momenti della Chiesa nascente, non c'era il coronavirus, certamente. Ma pensiamo a quante difficoltà quegli uomini e quelle donne di Gerusalemme hanno dovuto affrontare per imparare a vivere nelle loro case, nelle loro relazioni e poi anche comunitariamente la fede. Avranno poi la difficoltà della persecuzione, ma a noi serve solo guardare come, guardando al Signore Gesù, lasciandosi interpellare dal dono dello Spirito, quegli uomini e quelle donne sono stati capaci di rispondere singolarmente e poi comunitariamente a questo interrogativo. Come possiamo fare per sentirci davvero dei cristiani nel profondo e come possiamo anche testimoniare poi agli altri nelle piccole e nelle grandi cose? Chiediamo allora la grazia al Signore questa domenica, unendo le preghiere personali, unendo ancora una volta l'intercessione alla Vergine Maria affinché faccia terminare questo periodo di pandemia, ed anche rinnovando la preghiera per le vocazioni, in modo particolare per le vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata, al diaconato. Ricordiamo anche un po' a distanza il nostro seminarista Daniele, che sta vivendo anche lui, come tutti noi, in questo momento di difficoltà e anche di isolamento. Chiediamo davvero al Signore però di rinnovare dentro di noi questa domanda: che cosa possiamo fare, Signore, per sentirci parte di te e soprattutto per sentire che la tua presenza è una presenza che non viene mai meno. Attraverso il simbolo degli Apostoli rinnoviamo ancora una volta la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, il Signore risorto è il buon pastore che ci raccoglie nella sua Chiesa. Solo in Lui possiamo trovare pace e gioia. Confidando nel suo aiuto, preghiamo il Padre Celeste, dicendo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi.
perché con le loro parole e le loro azioni siano fedeli imitatori dell'Eterno Pastore, pronti a donare la vita per il gregge o affidato. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti coloro che sono a servizio dei fratelli nella comunità civile, perché le loro azioni siano sempre ispirate e sostenute dalla fede nel Signore risorto. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per coloro che sono destinatari di una speciale chiamata alla sequela del Signore, perché rispondano con docilità alla vocazione che hanno ricevuto per l'edificazione del Regno. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per tutti i malati, i poveri, gli afflitti, perché non si lasciano vincere dalla tristezza e dallo sconforto, ma per la fede e la solidarietà dei fratelli, sentano che Dio non li abbandona. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per noi qui presenti, perché facciamo risuonare nella nostra vita la voce del buon pastore e troviamo in lui la forza per vincere le seduzioni degli idoli del mondo. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che in Cristo ci hai offerto il modello del vero pastore voluto dare la vita per le sue pecorelle, fa che ascoltiamo la sua voce per seguirlo con docilità nel cammino che ci porta all'ingresso del tuo regno. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Thank you.
per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti a remissione dei peccati, fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere le tue promesse insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa e pellegrino sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle, i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Vi dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
corpo e il sangue del Signore Gesù che ancora una volta viene a donare tutto se stesso alla nostra vita. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di salutare la parola e io sarò salvato. Ho pensato
di vivere questo momento in questo modo. Alle ore 20:30, dal lunedì fino al sabato, sarà celebrata la Santa Messa, naturalmente per ora a porte chiuse. Sentirete suonare le campane nei giorni soliti, il lunedì, il mercoledì e il venerdì a Giovenzano, il martedì, il giovedì e il sabato a Bellezzo. Al termine della celebrazione eucaristica esporrò il Santissimo Sacramento e alle ore 21, sempre avvisati dal suono delle campane, reciterò e recideremo insieme il Rosario e al termine del Rosario uscirò, così come avverrà anche nelle altre chiese parrocchiali, sossegato per impartire la benedizione eucaristica. Per questa settimana iniziamo così, sentendoci uniti in preghiera. Proveremo anche ad organizzare qualche trasmissione nella speranza di poter, nelle prossime settimane, mantenendo questo schema, riunirci proprio anche fisicamente con le norme, con le regole che ci verranno consegnate. Abituiamoci davvero a ritornare gradualmente ed anche in qualche modo con delle nuove modalità a vivere la nostra liturgia. Per intanto chiediamo al Signore di benedirci e di custodirci nel desiderio di fare sempre la sua volontà. Il Signore